È arrivato un bastimento carico di chitarrista Biagioni. Ecco, a Milano. Senza chitarra. Però senza chitarra io l'ho guardato un po', è come Roberto Bolle, se lo vedi vestito non lo riconosci. Esatto. Ma sarà lui, siamo abituati a vederlo mezzo biotto. Si leva la maglia. Esatto. Allora, Bolle. Cosa fai in giro senza una chitarra? No, in realtà la chitarra ce l'ho allo studio. Okay. In studio di registrazione, una l'ho portata, perché senza almeno una... ci vuole. Martin? No, in realtà ho Gibson. Okay. Sì, Martin mi piace. Esatto, essendo un grande acustico, essendo uno che suona... Ma infatti, cose... guarda, sì, prima o poi la prenderò, però... Te lo dico che due vie più dietro qua c'è un negozio che vende solo Martin. Davvero? Non me lo dovevi dire. Un negozio... No, non ci andare. Fidati... Come si chiama? Fidati del tuo cronista. Non ci andare. Perché sono proibitivi... Ma io che sono un chitarrista elettrico, comunque mi... ho sentito un tremito nella forza quando sono entrato. Ho visto queste Martin appese. No, comincio a sentire il profumo del legno, dell'acustica, come entrare, non so, dove fare la melanzana, la parmigiana. Cioè... Senti, si parla sempre male dei talent, invece qualcosa di buon X Factor l'ha fatta per te. Sì, sì. Ma io quando... Non snaturandoti, tra l'altro. Esatto, ma io sono stato, credo, molto fortunato nella mia annata, perché nella mia esperienza, perché alla fine sono capitato col giudice che volevo. In un'annata dove il livello era comunque molto alto, però ognuno era forte nel proprio ruolo e i ruoli erano tutti molto differenti, quindi diciamo che non aveva il suo spazio. E la mia esperienza è stata quella di avere la fortuna di non essere snaturato, anche perché penso sarei uscito alla prima puntata proprio per il mio modo di rispondere a certi. Però sei arrivato fino in fondo facendo le tue cose sostanzialmente. Esatto. Soprattutto è stato un gioco di squadra anche col mio team, perché tutti gli arrangiamenti erano miei. X Factor non ti hanno snaturato, che è stato il grande vantaggio. Esatto. Tra l'altro io penso a tutte le persone che ti conoscevano come anche grande musicista, magari non tutti avevano capito che eri anche un gran cantante. C'è stato qualcuno che si è stupito, che ha detto, ma canti anche bene. Guarda, in realtà il canto proprio nella mia storia artistica personale è arrivato dopo lo strumento. Io ho cominciato col pianoforte, poi sono passato alla chitarra autodidatta e lì mi sono innamorato, e poi percussioni, armonica, insomma suono un po' di tutto. Suono in generale, se mi dai un tavolino che suona bene, ma ci sta che ci sto un quarto d'ora sopra, ecco. Quindi sì, diciamo che proprio nella mia vita normale e anche lì evidentemente ci sta che sia stato un po' infatti c'è, cioè, la cosa buona di X Factor è che ha fatto vedere che comunque canti anche. Sì, soprattutto anche perché io sono un po' come si dice dalle mie parti, non so se anche qua orso, nel senso che sono proprio mediaticamente, infatti sei venuto visto in frac. Esatto, infatti sono molto elegante, ho l'accetta nello zaino, no? Per farsi accettare a Milano, sicuramente. Esatto, assolutamente. Che utile. Chi non accetta, ci penso. Salva San Dir. E niente, quindi insomma è stato super positivo per me. È stato una bella vetrina. Senti, idealmente quando ti si è avvicinato, io in realtà lo conosco da tanti anni abbastanza bene anche come artista, che insomma è qua di Milano, è sempre stato underground. Pensare a Manuel Agnelli che poi lavorasse con te nel dopo potevano sembrare due mondi molto differenti, e invece a livello di sensibilità vi siete trovati bene. So che non ti ha mollato, no? Assolutamente no, in realtà è stato proprio una cosa, un regalo, no, da quell'esperienza lì, perché alla fine quando io mi approcciai lì provai proprio così per proviamo, andiamo, facciamo questa coda di ne ho fatte tante. Esatto, no? E mi trovai là e l'unica cosa che speravo era sì, ok, entro, ma se devo entrare io voglio andare con Manuel, perché con gli altri non so dove mi portano. Insomma. Sì, poi è molto importante anche il lavoro dei producer che trovi dietro, che è il vero allenatore. Sì, è perché alla fine in quella situazione lì, come il fonico in un concerto, come quello che fa il mastering in un disco, cioè ti possono distruggere tutto. Sembra che non contino niente, che siano cosette, invece... È il quarto elemento del trio, il fonico. Quindi sì, diciamo che è stata una bella sorpresa questa, e poi quel che ha detto ha fatto, quindi io non so nella sua vita poi come è stato Manuel in quelle persone. No, è sempre stato così. Con me quello che ha detto ha fatto. Guarda, se c'è una cosa di Manuel Agnelli che gli si può riconoscere è l'assoluta serietà. Io me lo ricordo
20-25 anni fa in studio di incisione l'avevo visto lavorare con i suoi After Hours, era uguale, cioè comunque puntiglioso, serio. Manodritto, sì. Sì, quello è molto importante. Senti, hai in giro un singolo con un video a cartone Sì. animato. Come mai? Come si chiama il singolo? Allora, il singolo si intitola Alba Piena, il Alba brano con Piena? cui ho partecipato a Sanremo Giovani quest'anno, l'anno scorso ormai. Eh beh, certo, ormai sì. È stata una scelta buffa, se vuoi, perché io in realtà non sopporto più questi video fatti dove te cammini per strada e ti inquadrano. L'unico che accetto ancora è Bittersweet Symphony con i Verve, capito? Rispallati È a l'unico tutti. che io, capito, Tu sai che dico. qua sotto ne hanno girati qui in Eh Buenos sì, Aires, perché c'è più o Milano. meno la stessa densità di Ne hanno gente che c'è girati in quel video, insomma. 400.000 di video qua sotto. E quindi, a meno che non sia fatto proprio bene, di solito mi annoiano certi tipi di video. E quindi ho detto, tanto X Factor, Sanremo, mille interviste, Chi foto, sono lo video, sanno. no? Cioè, l'avranno capito ormai che faccio. E quindi ho detto, voglio far vedere anche un altro lato, cioè il lato artistico, del dipingere, del disegnare, dei colori, dei tessuti, perché alla fine c'è proprio tutto un lavoro. Sembra, sono 4 minuti di stop motion, come si Sì. dice, però in realtà c'è dietro proprio tutta C'è un un'idea. pensiero. Esatto, sia di significato realizzato molto semplicemente nel video, che parla un po' della mia storia fino ad ora, no? Il fatto proprio di un'ascesa a un livello superiore mio personale, proprio emotivo, di autostima, di credibilità per me, tutta una serie di cose, no? E sta tutto dentro, quindi lì dentro c'è molto più storia che quello che racconta il pezzo parla di un punto di quel video, ma il video accenna una storia che poi si continuerà. Di cui continueremo a parlare nel disco, nelle grafiche del disco, eccetera. Quindi, Un concept, quindi. esatto, abbiamo proprio, diciamo, piantato un bel paletto a terra, capito, in quel video lì. Senti, se dovessero chiedermi un'idea su Biagioni, ma che cosa ne pensi? Io penso che un po' il filo conduttore di quello che fai comunque sia una ricerca della poetica, cioè di rimanere in un ambito che dia delle emozioni, Sì. molto meno tecnico, molto meno, pur essendo uno tecnicamente se la cava e come. È noto una grande attenzione proprio alla poesia, alla poetica di quello che Ma perché io purtroppo per fortuna sono un romantico in è. quelle cose lì e in tante altre, quindi amando la musica, i suoni, le storie, le immagini, tutto quello che è fatto un po' artigianalmente a me è sempre affascinato, ti dico la verità. E quindi anche il fatto di fare un video così, di mettere dentro il più possibile di quello che abbiamo sempre immaginato io e questa persona che poi è stato il grafico di questo video. Io porto i suoi vestiti dal vivo, quindi abbiamo deciso di mettere proprio C'è un la progetto realtà dentro, proprio esatto, completo. con gli stessi colori, con cose derivate da comunque uno stare magari in casa chiuso 6 mesi per tirar fuori magari quella cosa che poi dopo diventa la tua identità per forza perché ci hai passato parte della tua vita dietro anche a un particolare. E mi piacerebbe tanto che le persone riuscissero a cogliere e ad apprezzare, a valorizzare i dettagli di una cosa invece che buttare giù quantità di cose senza più di tanto magari scegliere attentamente, eccetera, come secondo me purtroppo al giorno d'oggi. A molti artisti giovani io per primo tante volte consiglio di fare delle scelte sonore, groove, cose particolari perché magari spesso c'è dietro poco. Nel tuo caso invece è l'esatto contrario, cioè trovo che avere scelto una dimensione diversa sia il vero successo. Chissà quanti che ti hanno detto, ma perché non metti dentro un groove? Perché non lo fai elettropop? Sì, ma infatti ho deciso di partire proprio dalle roots, dalle radici, no? Quindi suoni veri, acustico, zero, arrangiamento semplicissimo. E piuttosto, capito, quello che sto facendo è un pop, però secondo me è commestibile anche per musicisti, diciamo, capito? Perché sicuramente ci saranno suoni, ci sarà una ricerca sonora di un certo tipo che mi Ma purtroppo senza mi correre dietro la escluderà. modernità, Come? senza correre dietro la modernità, senza Sì. questa esigenza di devo. Alla fine, cioè, io sono 20 anni quest'anno che suono la chitarra e
E mi piacerebbe partire proprio da lì. L'acustica è stata sempre un po' la base, no? Quindi La mamma, sì, esatto. Quindi è la mamma di bene Andrea. prima esorcizzare tutte le storie che sono la tua base, no? Le tue radici, e poi dopo di lì vediamo. Senti, ho letto sulla biografia che eri stato No, non la scelto. leggi la No, no, c'è biografia. scritto l'unica cosa che mi ha interessato, secondo me, Berkeley, perché io ho studiato i testi da Berkeley. Che Ok. dovevi andare e non ci sei andato. Ma come No. mai? Questa cosa Perché mi ha incuriosito. l'anno mio, allora io non l'ho fatta come fanno tutti a Umbria Jazz, che vendono un Esatto. po' più, ma Esatto. sono andato a Boston perché Sì. sono stato un anno laggiù, Boston e New York, perché Sì. volevo innanzitutto imparare bene l'inglese, perché ho sempre cantato in inglese e per me la musica parte Certo. purtroppo Avere più una fortunata in pronuncia inglese. dignitosa. Sì, soprattutto vivere quel linguaggio, Sì, perché sì, sennò che racconti? sì. Cioè, Se dire no non ha amore, senso. dire love è un'altra cosa in italiano, capito? Quindi se lo vivi è no, un altro bagaglio che racconti. E l'esperienza, ecco, la Berkeley, per dire, è stata un'esperienza bellissima per me, perché io ero terrorizzato dall'andare a fare un'audizione alla scuola che per me era l'Olimpo della musica. Io ho studiato sui libri, già mi sentivo un eletto perché studiavo sui libri della Berkeley. Ma Mio maestro me li ha fatti è da eletti, prendere. perché non sono per niente semplici, però se uno poi entra in quel meccanismo, gli americani sono Certo. super smart nella semplificazione, quindi insomma. E comunque lì è entrato, pieni voti, contentissimi nell'audizione. Io che 3 mesi prima non capivo un H di americano, Che non è niente, l'inglese. niente. Quando vai in America cominciano: "Hey, what's up, man? How are you doing?" Blah, blah, blah. E ti dici: "Eh?" Cioè, capito? Non, io ero così. E quindi dopo 3 mesi ho detto: solo essere andato lì, aver capito le domande che mi fanno, per Già, me io ero eri già già promosso. esatto, no? E poi dopo andare lì, far bene, eccetera, è stato una cosa di grandissimo valore per me. Poi non ho proseguito perché, ahimè, non davano borse di studio a Boston, ma le davano in giro per il mondo, naturalmente, perché vogliono portare la gente Certo, da fuori lì dentro. dentro. E poi comunque mi dissero chiaro e tondo, quando applicai mi dissero: "Applichi a chitarra? Ok, bene, siamo 4.000 iscritti, 1.400 sono chitarristi, neanche se sei il nuovo Jimi Hendrix." Io ho Sì, detto: sì. "Vabbè, di geni qui non ce n'è, io provo e poi vediamo." 60.000 dollari l'anno io non ce li avevo e non ce li avrò Mazza, forse per un po' di anni ancora. mazza. E qui per 4 anni poi, perché vai là un anno, che No, fai? Trovi il lavoro certo, l'ho della finito. No, vita, certo, l'ho sono finito. 240, L'ho che finito. c'è? Lasciamo stare. Ti ci compri a Par casa. parliamo di, parliamo di Martin. Esatto. Investi in una Martin. Senti, per chiudere, volevo sapere un po' quale sarà la tua dimensione live, anche se immagino tu non abbia bisogno di un palco, te ti danno una chitarra, un angoletto, già suoni. Ti Esatto, sì, vediamo in assolutamente. giro? Guarda, in realtà ora sono un po' fermo perché sto finendo il disco, quindi vorrei farlo uscire entro aprile e farmi un po' un'estate di concerti. È un po' un cane che si morde la coda, nel senso che se non è il disco, i booking vogliono il Certo, disco, se non certo. finisco il disco non ho mani, Per fare che quindi certo. sono un attimo, Allora, nel mettetevi senso tipo, d'accordo. Sì. no, così, vabbè, Oi, insomma, oi, oi. però è la terza sfida, perché la prima era Berkeley, la seconda era X Factor, la terza era il disco. Finito il disco o muoio o succede una cosa incredibile, Ma no. quindi non vedo l'ora di finire il disco, e poi vediamo. Però sicuramente a cosa andare per la strada tutti i giorni, anche col freddo di Amsterdam, non lo so, Non molli. suonerò, mi farò vedere in Senti, giro. bocca al lupo, a presto, grazie mille. Grazie mille.